Buonasera a tutti. Molti si sono chiesti, guardando i miei video, se è musulmana. In realtà, io preferirei essere musulmana che confessare, dire quella che non è una verità cristiana. Ovvero, i cristiani dicono che Gesù è Dio. Ma dove è scritto? Gesù nella Bibbia non dice mai adoratemi come Dio. E la Trinità non è biblica. In questo momento sto andando nel mio canale avanti una premiere che parla della verità cristiana. Ora, perché i cristiani hanno rinnegato la Bibbia? In realtà la Bibbia è rivelazione divina. Sono giunti al punto di cambiare alcuni versetti, per esempio Giovanni 1:1, che dice la parola. In principio era la parola, e la parola era con Dio, e la parola era un Dio o era divina, e loro l'hanno cambiata con era Dio per affermare una falsa verità. Ma nel Corano è scritto: sono certamente miscredenti quelli che dicono lei è il Messia, figlio di Maria. Il Corano, nella sura 19, versetto 34, chiama Gesù parola di verità di cui essi dubitano. Chi è che dubita di Gesù? Che è il primo angelo di Dio. Infatti, Daniele 12:1 lo chiama l'arcangelo Michele. Questo dice la Bibbia. Il Corano conferma la Bibbia chiamandolo Spirito di Dio, quindi un angelo che viene da Dio, il primo degli angeli. Ora, parola di verità di cui essi dubitano. Parola di verità di cui essi dubitano significa che i cristiani in realtà non riconoscono Gesù, profanano il suo nome, lo insultano dicendo che è Dio, ma Gesù non disse mai di essere Dio, disse di essere il figlio. Infatti rispose a Caifa: vedrete il figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza, ovvero di Dio, venire sulle nubi dei cieli, ma non disse che era Dio. Il Corano lo chiama parola di verità. I musulmani si spaventano di dire figlio perché hanno paura di cadere nell'errore cristiano, ma in realtà dire figlio non significa dire che è Dio. Dire che è Dio è la vera miscredenza. Se io dico che Gesù è il primo degli angeli, dico la verità biblica e coranica. Il profeta Muhammad, perché fu un profeta, aveva ragione, predicava la gloria del Messia. Pentitevi quindi e smettete di dire menzogne.